un'altra video recensione di AlexApp. Oggi vi mostreremo come creare delle suonerie per iPhone. Allora, la prima cosa da fare è andare su computer, organizza, opzioni cartella ricerca, visualizzazione, e ci dobbiamo accettare che la scritta nascondi le estensioni per tipi di file conosciuti non sia spuntata, quindi se qui avete la spunta la dovete togliere e poi cliccate su applica. Ora clicchiamo ok e spostiamoci su iTunes. Apriamo iTunes, selezioniamo una canzone che vogliamo impostare come suoneria del nostro iPhone. In questo caso noi abbiamo scelto Limbo. Allora andiamo a fare tasto destro, informazioni, opzioni, e fine andate a mettere 0,40. Si metterà la spunta su fine e cliccate ok. Dopo di questo andate a fare crea versione AC. Come potete vedere si sta creando. Ecco, si è creata la versione da 40 secondi. Andiamola a spostare sul desktop. E come potete vedere sarà limbo.m4a. Allora, l'estensione m4a la dobbiamo cambiare in m4r. Facciamo invio. Qua dice modificando l'estensione di file potrebbe essere inutilizzabile. Modificare l'estensione del file e clicchiamo su sì. Ora andiamo a inserirla in iTunes. Automaticamente ce la ritroveremo su suonerie, come potete vedere. Ora vi mostro un attimo un'immagine per un po' di privacy il tempo che apro iPhone. Andiamo nel tab suonerie, sempre dentro iPhone. E dovete accertarvi che ci sia la spunta su sincronizza suonerie. Vi scegliete se volete sincronizzarle tutte o solo quelle selezionate. Io in questo caso ho messo quelle selezionate. Selezioniamo Limbo e clicchiamo applica. Ora aspettiamo la sincronizzazione di iPhone. Aspettiamo. Ecco, dovrebbe avere finito. Allora, ragazzi, ha finito la sincronizzazione e ora ci andiamo a spostare su iPhone. Quindi ci vediamo fra poco su iPhone. Allora ragazzi, eccoci su iPhone e ora quello che dovete fare è andare su impostazioni, suoni, suoneria, e come potete vedere qui ci sarà Limbo. Vedete? Ora lo vado a selezionare. Ora facciamo una prova per vedere se si è impostata. Cioè per farvi vedere che si è impostata e quindi che funziona. Aspettiamo. Ecco, come potete vedere. Quindi, come avete visto, si è impostata la suoneria. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. AlexApp, Gaetano Vitolo, il mio iPhone. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ringrazio se lascerete un bel like. Poi commentate qui sotto e condividete i video su tutti i social. Quindi per oggi è tutto. Ciao, ci vediamo alla prossima.